Maria De Filippi perde le staffe con Tina Cipollari e difende Gemma. Uomini e donne ultime di gossip, Maria De Filippi furiosa con la Cipollari, ecco perché. Maria De Filippi non avrebbe gradito minimamente il comportamento avuto da Tina Cipollari nel corso delle ultime puntate di Cancelletto Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, dove abbiamo visto che l'opinionista ha avuto degli atteggiamenti e dei modi di fare decisamente inappropriati nei confronti della Dama del Trono Over che hanno scatenato un bel po' di polemiche anche sul web e sui social. In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro la Cipollari, ritenendo che il suo atteggiamento sia a dir poco esagerato e che dovrebbe darsi una calmata. Bufera a Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Tina. Insomma, questa volta Tina Cipollari l'ha combinata davvero grossa e la stessa Maria De Filippi non ha gradito il comportamento della sua storia opinionista, così come è stato riportato in questi giorni sulle pagine del settimanale Vero. Nel dettaglio possiamo svelarvi che la De Filippi avrebbe fatto una sorta di sfuriata nei confronti di Tina Cipollari dopo che per l'ennesima volta ha umiliato in trasmissione la dama torinese arrivando a rovesciarle in testa una bottiglietta d'acqua. Un gesto decisamente molto forte che la De Filippi così come il pubblico da casa non avrebbe gradito per niente, al punto da fare una bella ramanzina alla Cipollari nel dietro le quinte della trasmissione. Nel dettaglio sulle pagine di Vero è stato riportato che la De Filippi avrebbe detto a Tina che in questo modo non dà affatto il buon esempio al pubblico, composto anche da giovani e giovanissimi, che seguono ogni giorno Uomini e Donne. La conduttrice difende Gemma Galgani dopo la lite con Tina. A quanto pare quindi la conduttrice si è schierata apertamente dalla parte di Cancelletto Gemma Galgani, che questa volta dopo l'umiliazione di Tina stava per perdere le staffe. La dama, infatti, voleva sfilarsi una scarpa dal piede e tirarla dietro alla Cipollari, ma per fortuna è stata calmata in tempo proprio dalla De Filippi, che l'ha pregata di continuare a comportarsi da signora così come ha sempre fatto. Il comportamento di Tina, però, questa volta ha scatenato l'ira anche della stessa Maria, che a questo punto avrebbe lanciato una sorta di ultimatum alla Cipollari. Cosa accadrà a questo punto? Tina recepirà il messaggio della padrona di casa di Uomini e Donne e quindi capirà che è giunto il momento di darsi una bella regolata in trasmissione? Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda nelle prossime ore.